Pochi giorni dopo la presentazione di un'istanza al sindaco Francesco Del Deo da parte del consigliere comunale del PCML Domenico Savio e dopo aver mandato in onda il servizio giornalistico in cui i bagnanti inferociti denunciavano il restringimento della spiaggia libera relativa all'ultimo tratto di Arenile andando verso la Chiaia, a San Francesco d'Incanto è aumentata la spiaggia pubblica. E così, mentre sino ad una settimana fa la spiaggia libera si era ridotta ad un acquitrino ricolmo di scogli e pietre, con la presenza di una insignificante striscia di arenile, oggi i bagnanti, foriani e turisti hanno finalmente a loro disposizione una spiaggia più dignitosa. L'allargamento della spiaggia libera a San Francesco rappresenta la prima vittoria dell'azione politica del consigliere comunale Domenico Savio, ottenuta a pochi giorni dalla sua proclamazione e senza che si fosse tenuta ancora la prima seduta del consiglio comunale, fissata per il prossimo 8 luglio. E siamo ritornati sulla spiaggia di San Francesco, dove i bagnanti sono veramente felici e soddisfatti per avere oggi un pezzo in più di spiaggia libera. Fortunatamente che esiste questo Domenico Savio, fortunatamente, un paladino, fortunatamente che esiste, perché finalmente siamo riusciti, con l'interessamento di questo Domenico, a cui va tutto il nostro caro ringraziamento, e abbiamo ottenuto quello che già era nostro. La spiaggia di cui si era appropriato un privato, non sappiamo come, quando e perché, però era successo. Fortunatamente c'è stato questo interessamento di Domenico Savio. Soddisfatti anche per i bambini? Soddisfattissima per i bambini, perché finalmente possono fare il bagno in una spiaggia decente, non in queste pietre che possono farsi male. Soddisfattissimo, grazie a Domenico Savio. Molto soddisfatto per il risultato raggiunto, si è detto Domenico Savio. Esprimiamo soddisfazione, siamo contenti per i bagnanti, foriani e turisti, per l'allargamento del pezzo di spiaggia libera a San Francesco. Abbiamo fatto in modo che ci fosse finalmente un intervento di verifica dell'area destinata alla balneazione pubblica e gratuita. Ora ci batteremo affinché il rispetto delle spiagge libere avvenga su tutto il territorio del comune di Forio.